Nella nostra storia alternativa, l'insediamento di Lance Omedos si trasforma da un breve capitolo nella storia dell'esplorazione vichinga a un punto di svolta per la storia mondiale. Questo cambiamento di rotta inizia con una serie di decisioni e scoperte fortunate che permettono ai vichinghi di superare le sfide iniziali. Nel mondo reale, i vichinghi, noti per la loro abilità marittima e spirito avventuriero, raggiunsero le coste dell'America del Nord molto prima di altri europei. Tuttavia, l'ostilità con i nativi, la lontananza dalle loro basi in Groenlandia e in Islanda, e la mancanza di risorse immediate li spinsero a ritirarsi. Nel nostro universo alternativo, due fattori principali cambiano il corso degli eventi. I vichinghi scoprono accidentalmente varietà di piante native che si adattano bene al clima del nord, simili a quelle trovate in Scandinavia ma con rendimenti superiori. Questa scoperta, unita all'adozione di tecniche di coltivazione locali apprese dagli indigeni, garantisce l'autosufficienza alimentare. Al contrario del nostro passato, in questo scenario, i vichinghi stabiliscono relazioni pacifiche con le tribù indigene. Queste alleanze sono facilitate da scambi culturali e matrimoniali, nonché dal commercio equo di tecnologie, come la metallurgia norrena, che interessa gli indigeni. Questa collaborazione porta a un miglioramento delle tecniche di caccia e pesca, rafforzando ulteriormente la sopravvivenza e l'espansione della colonia. Con l'aumento della sicurezza alimentare e la diminuzione dei conflitti, la popolazione della colonia cresce, sia attraverso la nascita che per l'immigrazione dalla Scandinavia, creando una presenza permanente e stabile. La fusione delle culture vichinghe e indigene genera un ambiente unico, dove si sviluppano nuove forme di artigianato, architettura e navigazione. L'introduzione del ferro e altre tecnologie avanzate vichinghe cambia radicalmente le società indigene, che a loro volta influenzano i vichinghi con le loro conoscenze ambientali e spirituali. Incoraggiati dal successo, i vichinghi esplorano e si insediano in altre parti del Nord America, stabilendo una rete di colonie e posti di commercio che si estendono fino al fiume San Lorenzo e oltre. Questa espansione porta alla scoperta di nuove risorse, comprese ricche zone di pesca e territori adatti all'agricoltura e all'allevamento. L'impatto di questi eventi altera profondamente la traiettoria storica di due continenti. Innanzitutto, l'integrazione delle culture e delle tecnologie potrebbe aver accelerato lo sviluppo tecnologico e sociale sia in Europa che nelle Americhe. Inoltre, la presenza europea in America del Nord secoli prima di Colombo avrebbe potuto preparare il terreno per una globalizzazione precoce, con tutte le sue complessità e sfide. Inoltre, l'esistenza di una colonia vichinga stabile in Nord America avrebbe potuto fungere da catalizzatore per ulteriori esplorazioni e insediamenti da parte degli europei, cambiando la dinamica del potere globale molto prima dell'epoca delle grandi scoperte geografiche del XV e XVI secolo. Questo scenario ipotetico suggerisce diverse conseguenze e sviluppi interessanti. L'interazione tra vichinghi e popolazioni indigene porta a un amalgama culturale unico. Si potrebbero immaginare lingue creole con radici sia nelle lingue scandinave che nelle lingue native americane, una fusione di mitologie e sistemi di credenze, e una società che valorizza sia le tradizioni vichinghe di esplorazione e conquista che le profonde conoscenze ambientali e spirituali delle culture indigene. L'adozione e l'adattamento reciproco delle tecnologie avrebbero potuto accelerare lo sviluppo in vari campi. Ad esempio, la combinazione della navigazione avanzata vichinga con le tecniche di costruzione navale indigene potrebbe aver portato alla creazione di imbarcazioni uniche, capaci di viaggi transoceanici più efficienti e sicuri. Analogamente, l'introduzione della metallurgia in Nord America avrebbe potuto portare a sviluppi significativi in termini di strumenti, armi e costruzioni. L'esistenza di una colonia europea stabile in Nord America secoli prima del previsto avrebbe potuto avere ripercussioni significative sulle dinamiche politiche e sociali sia in Europa che nelle Americhe. In Europa, la ricchezza e le risorse provenienti dal Nuovo Mondo avrebbero potuto alterare gli equilibri di potere tra le nazioni, forse accelerando l'unificazione dei regni scandinavi o dando loro una preminenza sul palcoscenico mondiale. Nel Nuovo Mondo, le alleanze tra vichinghi e tribù indigene avrebbero potuto creare potenti federazioni capaci di resistere a futuri tentativi di colonizzazione da parte di altre potenze europee. L'accesso a nuove risorse e mercati avrebbe potuto generare uno sviluppo economico precoce sia in Europa che in Nord America. Il commercio transatlantico di beni unici, come pellicce, legname e metalli, unitamente a colture e prodotti agricoli non conosciuti in Europa, come mais e patate, avrebbe potuto rivoluzionare le economie e le diete di entrambi i continenti. L'insediamento e l'espansione vichinga in Nord America avrebbero avuto anche un impatto ambientale, potenzialmente alterando ecosistemi attraverso l'introduzione di nuove specie vegetali e animali e attraverso la modifica del paesaggio per l'agricoltura e l'insediamento.
Tuttavia, data l'etica vichinga di adattamento e rispetto per la terra, unita alle conoscenze indigene, è possibile immaginare uno sviluppo più sostenibile rispetto a quello osservato nelle colonizzazioni europee successive. Con l'insediamento permanente dei vichinghi in Nord America che prende piede, esaminiamo più da vicino le innovazioni, le figure chiave e gli sviluppi culturali che emergono da questo scenario alternativo. Una delle prime e più significative innovazioni di questo mondo alternativo è lo sviluppo di un sistema di agricoltura adattato ai climi nordici, combinando tecniche scandinave e indigene. Le serre di pietra diventano una caratteristica comune nelle colonie vichinghe, queste strutture utilizzano pietre scure, raccolte localmente, che assorbono il calore del sole durante il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte, creando un microclima che estende la stagione di crescita per colture introdotte come l'orzo e per quelle indigene come il mais. Un'altra invenzione di spicco è il compass solare, un dispositivo di navigazione che combina l'antica bussola solare vichinga con la conoscenza indigena delle stelle e delle correnti oceaniche. Questo strumento permette ai marinai vichinghi e alle loro controparti indigene di navigare con maggiore precisione attraverso i vasti oceani, facilitando l'esplorazione e il commercio. In questo mondo alternativo, emergono figure storiche che incarnano la fusione di culture e il dinamismo dell'era. Una di queste è Leif Erikson il Conciliatore, discendente di Erik il Rosso, noto non solo come esploratore ma anche come diplomatico che ha facilitato le prime alleanze tra i vichinghi e le tribù indigene. Un'altra figura chiave è Ayoka, una donna della tribù dei Mi'kmaq che diventa un simbolo di cooperazione tra i popoli, grazie alla sua maestria nell'agricoltura e nella medicina, insegnando ai vichinghi tecniche di coltivazione e uso delle piante locali per scopi curativi. La fusione culturale tra vichinghi e indigeni porta alla nascita di una nuova tradizione artistica e letteraria. I canti della Terra Nuova, ad esempio, sono un genere unico che combina la poesia scaldica norrena con i racconti orali indigeni, narrando storie di esplorazione, avventura e coesistenza. Nell'arte, vediamo l'emergere di un nuovo stile di scultura in pietra che incorpora sia motivi zoomorfi indigeni che simboli runici vichinghi, simboleggiando l'intreccio delle due culture. Un esempio concreto di questo intreccio culturale è la fondazione di Vinlandia, una città situata alla foce del fiume San Lorenzo, che diventa un centro di commercio, cultura e innovazione. Qui, gli architetti combinano le tecniche di costruzione scandinave con quelle indigene per creare edifici che resistono sia ai rigidi inverni che agli estivi umidi, usando materiali locali come legno, pietra e pelli di animali. Vinlandia è anche sede della Grande Biblioteca di Vinland, un luogo di incontro per saggi di entrambe le culture, dove si conservano e si studiano manoscritti runici, pitture rupestri e mappe stellari. L'insediamento permanente dei vichinghi in Nord America ha portato a una serie di cambiamenti immediati nel panorama politico, sociale e culturale del continente, così come ha avuto effetti risonanti in Europa. A livello politico, l'arrivo e l'insediamento dei vichinghi ha innescato una riconfigurazione delle alleanze tra le tribù indigene. Alcune tribù videro i nuovi arrivati come partner strategici, formando alleanze per il commercio e la difesa. Questo portò alla creazione di confederazioni più forti e unite, in grado di mobilitarsi efficacemente contro minacce esterne, compresi altri gruppi indigeni e, in futuro, altri esploratori europei. Parallelamente, l'esistenza di una base vichinga stabile in Nord America stimolò l'interesse e la competizione tra le nazioni europee, accelerando la corsa alle esplorazioni e al colonialismo. Tuttavia, grazie alla presenza consolidata e alla diplomazia dei vichinghi, questi sforzi europei successivi si trovarono di fronte a un panorama americano più unito e resistente, modificando potenzialmente la natura delle future colonizzazioni. Socialmente, l'integrazione tra vichinghi e popolazioni indigene portò a una società multiculturalista dove convivevano e si intrecciavano diverse pratiche culturali, tradizioni e lingue. La fusione delle conoscenze tecnologiche ha accelerato lo sviluppo in campi come l'agricoltura, la navigazione e la metallurgia, favorendo l'innovazione e la diversificazione delle economie locali. In particolare, l'introduzione della lavorazione del ferro e la metallurgia avanzata da parte dei vichinghi ebbe un impatto significativo, migliorando gli strumenti agricoli e le armi, il che a sua volta influenzò le dinamiche di potere locali e la sicurezza delle comunità. Culturalmente, l'emergere di una società ibrida ha arricchito il panorama artistico, letterario e spirituale del continente. Le narrazioni condivise, che mescolavano elementi delle mitologie norrene con quelle indigene, portarono alla nascita di un corpus letterario e mitologico unico. Queste storie, trasmesse sia oralmente che attraverso manufatti artistici, servirono come ponte tra le generazioni, conservando la memoria collettiva di questo incontro culturale. La musica, l'arte e l'architettura riflettono questa fusione, con elementi decorativi e strutture che incorporano sia stili vichinghi che influenze indigene. Ad esempio, i totem indigeni iniziavano a presentare intagli runici, mentre le navi vichinghe adottavano motivi artistici indigeni.
L'impatto di queste trasformazioni si estese ben oltre le immediate conseguenze. La stabilizzazione di un insediamento europeo in Nord America secoli prima della storia conosciuta ha creato un precedente per la collaborazione interculturale, ponendo le basi per un approccio diverso alla globalizzazione, al commercio e alla diplomazia internazionale. Questo scenario alternativo propone un mondo dove il conflitto non è inevitabile nel confronto tra culture diverse. Invece, evidenzia la possibilità di una coesistenza pacifica e produttiva, dove la condivisione delle conoscenze e delle risorse porta a un avanzamento comune. Nel corso dei secoli, l'integrazione tra i vichinghi e le popolazioni indigene porta alla nascita di società ibride che traggono forza dalla diversità. Queste società combinano l'organizzazione e la tecnologia europea con la conoscenza ambientale e la spiritualità indigena, creando comunità resilienti e sostenibili. Le città e i villaggi in questo mondo alternativo sono progettati con una profonda comprensione dell'ecologia locale, incorporando principi di design sostenibile molto prima che diventino un concetto globale nel nostro mondo. Le lingue e le culture si fondono, dando vita a nuove identità culturali che conservano la memoria delle loro origini diverse ma si evolvono in direzioni uniche. Queste nuove identità favoriscono un senso di appartenenza globale, rafforzando l'idea che la diversità è una fonte di forza e innovazione. La collaborazione continua tra i diversi gruppi porta a innovazioni tecnologiche che si diffondono in tutto il mondo. Ad esempio, l'avanzamento nella navigazione e nella cartografia, influenzato sia dalla tradizione vichinga che da quella indigena, rende possibile la scoperta precoce di altre terre e culture, accelerando il processo di globalizzazione in maniera più equilibrata e meno conflittuale. Nel campo dell'agricoltura, la combinazione delle tecniche vichinghe con quelle indigene porta allo sviluppo di sistemi di coltivazione altamente efficienti e sostenibili, che migliorano la sicurezza alimentare globale. L'energia rinnovabile, ispirata sia dalla tecnologia norrena che dalla saggezza indigena nel vivere in armonia con la natura, diventa la norma molto prima, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e mitigando l'impatto dei cambiamenti climatici. Le relazioni internazionali in questo mondo alternativo sono caratterizzate da una maggiore enfasi sulla diplomazia e sul commercio equo. L'esempio di cooperazione e integrazione tra i vichinghi e le popolazioni indigene serve da modello per le interazioni tra nazioni e culture diverse. Le organizzazioni internazionali emergono prima e con principi fondati sulla comprensione reciproca, sulla condivisione delle risorse e sulla risoluzione pacifica dei conflitti. Le potenze europee, influenzate dall'esempio delle colonie norrene in Nord America, adottano approcci più inclusivi e meno imperialistici nei loro sforzi coloniali successivi, portando a una storia coloniale mondiale potenzialmente meno devastante e più collaborativa. Nonostante l'ottimismo di questo scenario, le società ibride affrontano sfide uniche, inclusa la tensione tra la conservazione delle tradizioni e l'adozione dell'innovazione. La gestione di queste tensioni diventa una priorità, con sistemi educativi e culturali che enfatizzano l'importanza della storia, della tradizione e dell'innovazione come parti di un tutto integrato. Le sfide ambientali, compreso il mantenimento della biodiversità e la gestione delle risorse naturali, ricevono attenzione prioritaria. Le soluzioni emergono dall'intersezione della tecnologia e della saggezza tradizionale, promuovendo pratiche che sostengono la salute del pianeta per le. Nel nostro mondo alternativo, la percezione sociale della diversità e della cooperazione interculturale è fondamentalmente positiva. La storia condivisa di successo e collaborazione tra i vichinghi e le popolazioni indigene porta a un apprezzamento profondo delle diverse prospettive e competenze. Le credenze culturali in questo mondo enfatizzano l'importanza dell'adattabilità, del rispetto per la terra e per tutte le sue creature, e del valore dell'innovazione ispirata dallo scambio di idee. Le strutture di potere si evolvono per riflettere la natura ibrida e collaborativa delle società. Il governo e la leadership tendono a essere più inclusivi, con sistemi che incorporano principi di democrazia diretta ereditati dalle tradizioni vichinghe e indigene. Questi sistemi promuovono l'equità, la partecipazione comunitaria e la responsabilità condivisa per il benessere collettivo. I media e la letteratura in questo mondo alternativo svolgono un ruolo cruciale nel mantenere viva la storia dell'incontro tra i vichinghi e le popolazioni indigene, celebrando le realizzazioni congiunte e i valori condivisi. Le storie, sia orali che scritte, sono ricche di lezioni sulla coesistenza, l'innovazione collaborativa e l'importanza di mantenere un equilibrio con l'ambiente. La letteratura, in particolare, esplora temi di identità, appartenenza e futuro in modi che sottolineano l'interdipendenza di tutte le culture e popoli. Le narrazioni storiche, pur riconoscendo i conflitti e le sfide, si concentrano sulle soluzioni e sui successi, promuovendo una visione del mondo ottimistica ma realistica. La memoria collettiva in questo scenario alterato enfatizza l'importanza della diversità e della collaborazione come fonti di forza e progresso.
gli storici e gli educatori si impegnano a presentare una visione equilibrata della storia, una che riconosce le complessità ma che celebra anche le conquiste. La storia viene insegnata come un racconto di possibilità infinite, dove la comprensione e il rispetto reciproco possono portare a risultati straordinari.